Tony F ha annunciato l'uscita di Chiara. La sua risposta a Fedez, prevista inizialmente per sabato su tutte le piattaforme digitali, beh, è arrivata un bel po' prima. Per la mia felicità che devo registrare questa puntata alle 11:30 di sera. E nonostante questo domani si lavora. Sono Riccardo Di Viggiano e ti do il benvenuto a TG Kiwi, il podcast a tema musica, cinema e talent più ascoltato in Italia. Ehi, ehi, ehi! Come andiamo, amici di Kiwi? Tutto bene? Ebbene sì, Tony F, che beh, si sta scannando giusto un pochino con Fedez, ha già lanciato la sua risposta. Nemmeno il tempo di fargli chiudere la puntata al mio caro collega Alex, che ci ha già narrato quella che era la prima vicenda, la prima parte di questo dissing particolarmente interessante, iniziato tra le interviste di S Magazine, una battuta in particolar modo riferita al fatto di essere bello come DiCaprio e vabbè, tutta una serie di altre cose che non vi sto qua a spiegare. Perché Alex nella precedente puntata vi ha già detto tutto, direi. L'annuncio era arrivato tramite il suo profilo Instagram e l'hype era già alle stelle, direi qualche ora fa. La domanda che tutti si ponevano era se il brano sarebbe stato un dissing diretto solo a Fedez o se anche a Nicki Savage. Il titolo Chiara potrebbe sembrare un chiaro riferimento a Chiara Ferragni e in effetti, beh, diciamo che lo è. Aveva fatto ipotizzare una sua possibile apparizione ed infatti in un audio, diciamo pitchato in basso, cioè con la voce leggermente più cupa, possiamo sentire effettivamente Chiara Ferragni che dice una frase un po' interessante riguardo ad un potenziale acquisto di stream per i propri brani. Voci che chiaramente non sono confermabili, però boh, è un classico dubbio che c'era tanto tempo per tutta quanta l'industria musicale italiana. Non lo sapremo, però bella mossa, gran bella mossa nella risposta di Tony, quello è sicuro. Inutile dire mossa da maestro il fatto di inserire Chiara con questo audio in risposta a Taylor Mega nella Distracti Fedez, l'infanzia difficile di un benestante. Chiara ha dimostrato di essere molto di più di un semplice dissing. Tony infatti è riuscito a creare una hit mainstream, con un formato mai visto prima per una traccia di questo tipo. Il brano include ben 3 ritornelli, una struttura molto inusuale per un dissing, e che potrebbe tranquillamente far parte del suo ultimo album Icon, talmente ben costruito che direi che ci potrebbe stare tranquillamente bene. Che poi mi verrebbe da dire grazie al cazzo, perché comunque il dissing è una pratica abbastanza antiquata, esiste dagli arbori del rap, dell'hip hop e... Diciamo che il rap prima non aveva molto volentieri la presenza di ritornelli e quant'altro. Prima la gente se le cantava di ragione, si mandava a fanculo sul beat e poco altro. Tuttavia Tony non si è limitato solo ad attaccare Fedez, ha anche menzionato i figli del rapper milanese toccando un nervo scoperto che potrebbe trasformarsi in un punto di rottura. Ma per chi avesse bisogno di un recap, ecco la timeline di questo scontro epico rap. Dunque, martedì alle ore 19, Tony F pubblica il suo 64 Bars in collaborazione con Red Bull, che raggiunge 1.4 milioni di visualizzazioni su YouTube. Continuiamo poi con martedì alle 23, in cui Nicki Savage risponde rapidamente con Bufu Freestyle, che ha totalizzato 1.5 milioni di visualizzazioni. Mercoledì alle 22, Fedez rilascia l'infanzia difficile di un benestante, che con video incorporato supera i 2.1 milioni di visualizzazioni. Dopo questo primo round sembrava che Fedez e Nicki Savage avessero ottenuto una richiesta più forte, guadagnando il favore del pubblico. Ma ad ora, con l'uscita anticipata di Chiara, Tony F ha messo un asso sul tavolo. La battaglia direi che è tutt'altro che finita. Riuscirà Fedez a contrattaccare dopo questo duro colpo che ha tirato in ballo anche la sua famiglia? Beh, lo scopriremo molto molto presto. Anche stanotte, perché no? Anche se a dirla tutta, effettivamente, oggi è il 19 di settembre, per cui all'1.01 del 20, chiaramente, vedremo Locura di Lazza che uscirà ufficialmente. Direi che questi rapper non avranno moltissimo tempo per... o moltissimo spazio per far parlare di sé.